Il turista venuto in città o il visitatore attento alla ricerca di qualcosa di diverso dai percorsi turistici più tradizionali, in via Corte d'Appello, di fianco al vecchio tribunale, può scorgere un palazzo di fine Seicento. Qui sorge Palazzo Barolo, un palazzo che può senz'altro definirsi unico. La sua facciata, nella stretta via delle Orfane, è poco visibile, ma una volta nell'atrio, il visitatore rimane subito affascinato dal maestoso scalone a forbice che lo conduce al piano nobile, sulle orme di illustri ospiti come il conte di Cavour, Don Bosco o Silvio Pellico. Qui le guide volontarie lo introducono in ambienti prestigiosi in stile barocco, recentemente restaurati, in cui la curiosità di ammirare le scene mitologiche e allegoriche che gli affreschi raccontano si alterna al piacere di conoscere la storia delle due famiglie che lo hanno abitato. I Provana di Druenta a fine Seicento e i Falletti di Barolo a partire da metà Settecento. Le opere umanitarie e le attività assistenziali istituite a metà Ottocento dagli ultimi marchesi Falletti che vi hanno abitato, Tancredi e Giulia, caratterizzano la vita di questo palazzo e lo rendono unico per il visitatore. A Tancredi e Giulia, infatti, si deve la creazione nei locali del palazzo di istituzioni moderne, come il primo asilo per bambini bisognosi, e di avanguardia sociale, come quelle per il recupero delle carcerate o l'assistenza alle giovani prostitute e alle orfane. La Fondazione Opera Barolo, voluta per testamento dalla Marchesa Giulia, morta nel 1864 senza eredi, garantisce ancora oggi la vita di queste attività, aggiornate alle nuove esigenze della società. Palazzo Barolo non è un palazzo museo. Gli oggetti dell'arredamento originale sono stati venduti per ricavare fondi da destinare alla beneficenza. Non vi si trovano quindi vetrine espositive, ma l'aria che si respira all'interno è quella di un palazzo vivo. Grazie all'Opera Barolo, il palazzo conserva la sua eleganza signorile e la sua vitalità, apprezzata in occasione di eventi culturali, come conferenze, eventi o concerti. Il visitatore può quindi uscire dal palazzo con la certezza di aver scoperto un luogo indimenticabile della città, capace di rievocare importanti momenti ricchi di storia, arte e spiritualità.